Ieri è andata in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset la prima attesissima puntata di Temptation Island 2016, il docu-reality di stampo sociologico, ideato e prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. C'era grandissima attesa per la puntata di ieri, ma gli ascolti TV sembrano non avere premiato il programma, che si è portato a casa ascolti davvero deludenti, se confrontati con quelli dello scorso anno. Poi, come mai? Alcuni sostengono che il motivo dello scarso interesse sia da attribuire alle coppie non famose presenti in gara, in quanto, tra le sei, solo una è conosciuta dal grande pubblico, Ludovica Valli e Fabio Ferrara. La coppia formata dai Ferravalli arriva direttamente dalla corte di Uomini e Donne e, nonostante siano molto amati, evidentemente non hanno saputo concentrare l'attenzione come si deve. Una concorrente sconosciuta invece pare far parlare già di sé in maniera abbondante. Stiamo parlando di Georgette, la stilista molto eccentrica fidanzata di Davide, che ha già mostrato molto interesse per il singer Claudio. Nonostante questo, le coppie, o ex, hanno già ripreso possesso dei social e Davide continua a mettere dei like a Georgette e da fotografie che li riguardano, quindi, ad occhio e croce possiamo dire che la coppia è salva.